Bene a tutti ragazzi, io sono Super Kids Plus, benvenuti in questo nuovo, episodio di IndustriaCraft, secondo. Brutto bastardo, a me non mi freghi. Ok, cambio questo perché serve la polvere da sparo. E dai, ammazza il maiale, ammazza. L'ammazzato no, l'ammazzato. Allora, anzi, forse è scoppiato anche lui, ma non si sa. Non si sa che fine ha fatto. Ma c'è un pollo. Anzi, questo pollo adesso me lo mangio. Vieni qui. Oh, ciao pollo. Ecco, grazie mille. Allora. Allora, qui ecco. Qui è successo un po' un casino, ma comunque. Non è così male. Vado a raccogliere un po' di pietra da quella caverna. Tanto ammazzo questa mucca. Ok. Là c'è uno scheletro, adesso io ti faccio vedere io, stupido scheletro. Ah, porca miseria. Non posso rischiare di morire per uno scheletro. Me l'ha dato un arco, questo scheletro. No, solo frecce e due ossa. Solo frecce e due ossa di merda. Ah. Vabbè, allora. Sento rumore di qualcuno che si sta avvicinando. Sarà dentro la caverna. A quella caverna. Raccolgo un po' di pietra così mi faccio questa casetta. Meno così non rimango fregato alla notte. Ok. C'è qualcuno? Oh, un po' di carbone. Qualcuno? Frego, non ce ne sta qui. No, non ce ne sta. Purtroppo ho finito le torce. Vediamo un po'. Stick, 4 torce, 3, 2, 1, ecco. 16 torce. Ok. Adesso posso esplorare. Però se c'è un dungeon io non ci vado perché non sono attrezzato, non ho l'armatura, come faccio? Non ho le attrezzature giuste per affrontare queste cose. Qui ce n'è un'altra di caverna. Eh sì. Eh no, qui non ci vado, è troppo. Lì se cado sono morto. Se.
Ah vabbè, intanto raccolgo questo carbone. Cioè, trovo solo carbone, ferro, qualcosa di utile. No, qualcosa di utile no. Ok, continuiamo l'esplorazione. Oh, là c'è un'uscita qui. Ferro! Eccolo qui. Il materiale che stavo cercando. Oh, perché non mi piazza? Ah. Oh. Perché? Là c'è un pipistrello quello, sì. No, perché? Ma qui ci sta una sorgente, no? D'acqua. Quindi ho trovato il ferro. E lo raccolgo. Ecco. Oh, ce n'è dell'altro. Buono, buono. Ok, sì, buono. Ok, beh non è tanto però, meglio di niente. Vabbè io non esploro più di così, poi ho paura che si faccia notte all'improvviso e questo a me non mi piace. Quindi me ne torno indietro. Vedi mucca, dove vai? Oh, perfetto. Ok, vieni qui. Mi piace, devi fare una fine miserabile. Vieni qui. Ecco, adesso. Ecco. Ci è voluto un po' per ammazzarlo. Là c'è un'altra pecora, qui c'è una mucca, devo fare un po' di cibo, se no qui muoio di fame. Un po' di cibo, poi quando avrò tutto il ferro disponibile farò anche un allevamento di bestiame con un macchinario molto utile. Un macchinario che mi uccide gli animali, no? Quando ho bisogno di cibo lui li uccide. Senza che io vada a uccidere da solo gli animali, me lo uccide il macchinario e li mantiene il macchinario. Cioè, il grano glielo dà il macchinario agli animali. E poi non so, non mi ricordo, forse li devo uccidere io o uccidere il macchinario. Comunque, ecco, si sta facendo notte. Ok. Facciamo subito quelle mura per la casa, i pezzi che mancano della casa. Muoviamoci. Vediamo 25, ok, buono. Ok. Dovrei essere più protetto, però i ragni salgono. Salgono, sì, i ragni. I ragnetti. Speriamo che bastino. Devono bastare questi qui. Ok, per una mura così basta. E la porta, mi sono dimenticato di fare la porta. Mi sono dimenticato di fare la porta. Vabbè.
Ok, prendi il piccone, così, ok. Dovrei essere sicuro più o meno. Ok. Metto di torce anche qui, delle torce. Meno così non spawna nessun mostro qui dentro. E vado anche a dormire. Ecco, non posso dormire, ci sono mostri nelle vicinanze. Vabbè, ragazzi. Come ha fatto a salire questo qui? Come ha fatto? Come ha fatto a salire? Ma come ha fatto a salire? Ah, ecco come ha fatto a salire sto bastardo. Il zombie villager. Ecco. Ah, ecco, adesso mi ricordo. Vabbè, dai, interrompo qui l'episodio. Quindi, ragazzi, commentate, iscrivetevi, lasciate un mi piace se questo video vi è piaciuto. E ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.